Allora, per prima cosa, cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo allentare questa vite. Allentiamo questa vite con la sua chiave brugola, in modo tale da poter posizionare, ecco, solo allentata, in modo tale da svincolare la regolazione della pressione, vedete, la regolazione della pressione. E con quest'altra chiavetta andiamo a portarla battuta, in questo modo qua. Portandola battuta, il rest è un rest normalissimo, rigido, e non ha nessun problema di questo genere. In teoria dovremo cominciare a provare a tirare delle frecce col bottone rigido e poi ammorbidire sempre di più, dare sempre più possibilità di avere una pressione. Allora io vi faccio saltare tutti questi passaggi assolutamente inutili e non facciamo altro che, portando la battuta, dare un giro, due giri, tre giri, tre giri di in fuori, vedete? Tre giri in fuori. Ora chiudiamo con la sua chiavetta, stringiamo bene in modo tale che che il perno non si muova più, e abbiamo un buon punto di partenza, una buona morbidezza del rest, sempre parliamo di arco nudo, per poter partire a fare degli esperimenti. Cosa dobbiamo fare poi? Sempre con questa chiavetta, con la chiavetta bianca, apriamo questo dado, non è altro che il dado che tiene il poggiafreccia. Ovviamente la poggiafreccia dobbiamo posizionarlo in modo tale, che adesso lo vedremo sull'arco, in modo tale che andrà a posizionarsi esattamente con la freccia che appoggia esattamente. Lasciamo pure fuoriuscire leggermente, non come dicono i manuali che deve essere proprio a filo della freccia, possiamo lasciare uscire leggermente il ferretto appoggia freccia, in modo tale che la freccia, vedete qua, ha una specie di gancio all'insù, in modo tale che la freccia, anche se pieghiamo leggermente l'arco oppure col vento, la freccia non cada dal resto. Lasciamo pure che ci sia che fuoriesca leggermente, non ci saranno minimamente interferenze. Non ci saranno interferenze perché il rest ha la possibilità di ruotare verso il basso. Vedete? Ha la possibilità di ruotare verso il basso. Questo con tre giri è il punto di partenza per poter iniziare a fare le nostre prove. Che prove dobbiamo fare? Molto semplici. L'ideale è fare delle prove di rosato. Facciamo prima le nostre prove con la prova della carta o con le rosate a 15-18 metri. Dopodiché proviamo a togliere mezzo giro, aggiungere mezzo giro per vedere se le rosate si allargano o si diventano più strette. A cosa ci interessa di più questo tipo di rest? Ci interessa di più assolutamente alle distanze corte, dove il nostro stringer sarà molto basso. Alle distanze corte il fatto che non rimbalzi sul rest ci sarà molto utile. Quindi le nostre rosate dovremmo verificarle a 10 e a 15 metri, dove veramente nell'altere field i 18 sono importantissimi e dove nel 3D fare 11 a volte fa la differenza tra vincere o perdere una gara. Dopodiché faremo la nostra messa a punto esattamente come tutte le altre messe a punto, da 5 a 50 metri, per vedere se ci sarà uniformità nel tiro per l'appunto da 5 a 50 metri. Però
con questo REST, con questo tipo di REST che ritorna oltretutto da solo, e abbiamo la possibilità di variare la pressione sul ferretto appoggia freccia, avremo la possibilità di avere, di fare buoni punteggi dove effettivamente serve fare buoni punteggi. Vediamo ora sul nostro arco come lo dobbiamo usare.